Presentata oggi la terza edizione del Festival Nazionale Il Bel Canto Ritrovato, il festival che mira a riscoprire i grandi compositori della prima metà dell'Ottocento. Erano compositori che in vita ebbero grandissimo successo e poi la storia se ne dimenticò un po', come si dimenticò anche di parte della produzione del grande Rossini. Quindi noi cerchiamo di ritrovare brani, composizioni bellissimi da riproporre al pubblico, di una musica che definiamo nuova dall'Ottocento, perché molte composizioni sono più di 200 anni che non vengono eseguite, però fanno anche parte del nostro tessuto formativo, perché quella musica del primo Ottocento sembra proprio appartenere anche all'oggi. Dal 16 agosto al 21 settembre tanti spettacoli in quattro città della Regione Marche: Fano, Pesaro, Urbino, Fabriano. Avremo opera, La casa disabitata, proprio qui al Teatro della Fortuna di Lauro Rossi, poi un profilo d'autore, concerto lirico sinfonico dedicato a Nicola Vaccai al Teatro Rossini di Pesaro, e poi due produzioni, canto e pianoforte, uno il Buffo all'Opera, quindi una serata di arie tratte dall'opera buffa, e l'altro i Marchigiani alla Scala, con la preziosissima collaborazione dell'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, che da quest'anno collabora con il nostro festival. Prezzi popolarissimi, l'opera al massimo 25 euro, scendendo fino ai 10 euro per i concerti canto e pianoforte. Presentazioni, conferenze, concerti dai balconi, quindi un festival ricco, 11 appuntamenti, 4 nuovissime produzioni musicali. Per informazioni potete trovare tutto sia sul sito ilbelcantoritrovato.it che nei relativi social Facebook e Instagram, che anche nel sito dell'Orchestra Sinfonica Rossini, che è la base amministrativo-organizzativa dell'intero festival.